Assessore Agrandi, allora un progetto che va nelle scuole, forestami, angoli di biodiversità. Insomma, cos'è? Beh, il grande progetto del futuro è quello di condividere, partendo dalle scuole, una nuova visione delle nostre città. E quindi bellissimo progetto di Forestami con ovviamente il comune, ovviamente A2A, con Parco Nord, e insieme avere costruito un progetto che per ora parte su 4 scuole, ma dovremo rendere sempre più virale, per cui far crescere i bambini di oggi, che comunque saranno gli adulti di domani, con la percezione che tutto quello che è natura all'interno delle nostre città contribuirà a renderle più belle, più vivibili, più sane, più sostenibili, sarà un grande lavoro che stiamo facendo tutti insieme. Con o senza polemiche, dipende dai punti di vista, cresce la biodiversità nelle città, insomma, cosa cambierà? Beh, cambierà molto, tanto più quanto noi sapremo coltivarla e incrementarla. Noi lo stiamo facendo con tanti sistemi, stiamo aumentando le nostre aree verdi, stiamo forestando insieme a Forestami e con tutti i nostri progetti, stiamo depavimentando suoli per creare suoli drenanti e verdi laddove c'era prima l'asfalto. Ecco, questo è tanto lavoro. Stiamo anche tenendo l'erba più alta in alcune aree della città, sapendo che quest'erba più alta, che non sarà dappertutto, l'erba viene tagliata, in alcune aree meno frequentate sarà lasciata più alta e sfalciata più raramente, perché il valore aggiunto di questo intervento in termini di biodiversità, di mitigazione dell'effetto delle isole di calore, di trattenimento dell'umidità in estati che abbiamo visto diventeranno sempre più siccitose e calde, sarà un vantaggio per la città. Sì, è un vero privilegio per noi poter lavorare sui bambini, sui ragazzi, su temi così importanti di educazione al rispetto dell'ambiente, educazione al rispetto degli altri, che passa anche attraverso un minimo iniziale lavoro sui temi della biodiversità. Lei ha detto che questi non sono soldi spesi, ma sono investiti. Assolutamente, sono soldi investiti sul futuro e quindi non ci può essere migliore investimento. Una cosa ci terrei a dire, questo è uno dei progetti, bellissimo, magnifico, ma uno dei progetti che facciamo a Milano con il Comune di Milano, ma in generale in tutti i territori in cui A2A è presente. Quindi l'anno scorso, nel 2023, abbiamo incontrato 100.000 tra studenti e professori, quindi è un'attività di educazione in cui crediamo moltissimo, un investimento importante sul futuro nostro, dell'azienda e delle persone che ci circondano.